Il premio Pordenone Musica è ormai una bellissima tradizione che porta qui a Pordenone dei personaggi che si sono spesi, che si sono dedicati non soltanto alla musica in senso generale, ma in particolare alla comunicazione, alla divulgazione della musica d'arte. E infatti se scorriamo l'Albo d'Oro troveremo nomi come Piero Rattalino, come Bruno Mont-Saint-Jean, come Quirino Principe, grandissimi studiosi musicali che però sono anche riusciti a comunicare la musica non soltanto attraverso i loro studi ma anche attraverso ciò che hanno fatto sul palco, ciò che hanno fatto per arrivare a tanti ascoltatori. Bene, quest'anno il Teatro Verdi di Pordenone assegna il premio Pordenone Musica ad una figura certamente apparentemente diversa da quelle che ho citato, ma assolutamente in linea con la passione per la divulgazione musicale. Elio. Sì, Elio, quello delle storie tese. Forse non tutti sanno che Elio, in particolare negli ultimi anni, si è molto appassionato proprio nella divulgazione musicale e infatti ha inventato tanti format, per esempio anche nei teatri in cui racconta l'opera di Rossini, l'opera lirica, oppure anche attraverso appunto vari concerti in cui si dedica all'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, vista dal suo punto di vista, o quello in cui appunto, come farà qui a Pordenone il 22 dicembre, racconta un po' il repertorio per voce e pianoforte da Mozart, Rossini fino a Kurt Weill e Luca Lombardi in una carrellata esilarante, ironica ma anche molto istruttiva al tempo stesso. Quello che secondo me rende Elio unico nell'ambito della divulgazione musicale è che lui arriva sempre in maniera molto diretta, ci fa anche divertire, ma senza svilire i contenuti. Naturalmente Elio è ben cosciente del fatto che lui ha un seguito molto, molto, molto numeroso di fan che lo hanno conosciuto e amato per le sue canzoni, quelle storiche, e vuole far scoprire ai suoi fan, come lui stesso ha fatto con se stesso, che se ti piace il Bietello dai piedi di Balsa, ti piace forse anche la musica di Rossini, perché tutto sommato ci sono molte più cose in comune di quelle che uno può pensare. Quindi da questo punto di vista Elio è una figura unica perché è un fantastico traghettatore, perché fa capire a tutti quelli che seguono e si entusiasmano per la sua musica che allora anche la musica classica, quella che magari lui ci spiega a suo modo, creando quei cortocircuiti apparentemente spiazzanti e che però ci fanno, come dire, riconnettere con musica apparentemente di stili diversi, che possiamo veramente scoprire e amare e arricchirci anche con la musica del passato, certamente a condizione di essere aperti, di essere ben disposti. Chi più di Elio può ben disporre tanti amanti appunto della musica leggera, della musica leggera però curata appunto come quella che Elio ha sempre fatto con il suo gruppo, e tramite lui essere traghettato a scoprire tanta altra grande musica del passato. Ecco perché Elio è stato appunto individuato come il vincitore del premio Pordenone Musica 2023, che però da quest'anno diventerà un progetto. Non è soltanto l'occasione di avere qui Elio il 22 di dicembre per ricevere questo premio in occasione del suo recital, ma è anche un impegno per Elio di tornare spesso, più volte a Pordenone nell'arco dei mesi successivi, nel 2024, per dimostrare che questo premio se l'è veramente meritato. E quindi è stata un'occasione anche per noi di cooptare Elio in nuovi progetti che vi annunceremo a breve, che vedranno Elio protagonista, in cui appunto la musica classica, la musica di qualità, ma perché no, anche la musica contemporanea, grazie a lui può arrivare in maniera diversa, in maniera nuova, anche a tanti altri pubblici che magari altrimenti mai si sarebbero sognati di ascoltarla. Quindi grazie Elio per aver anche accettato questo premio, per essere qui con noi, e ti aspettiamo il 22 dicembre e poi qualche altra volta anche nel 2024 qui sul palco del Teatro Verdi di Pordenone.